io ho sempre in testa l'inizio di Armageddon, non del film, in cui si dice appunto che un asteroide ha spazzato via dalla Terra i dinosauri, e è un evento che risuccederà, no? C'è questa profezia iniziale. Certamente, certamente. Qui il rischio è reale. La mia domanda, quindi, di conseguenza è questa: ma noi abbiamo contezza delle rotte di tutti gli asteroidi così tanto da poter, tra virgolette, anticipare quello che potrebbe essere un asteroide in rotta di collisione? E qual è il protocollo che dovrebbe attivarsi? Noi abbiamo una buona conoscenza della popolazione asteroidale, soprattutto se ci limitiamo a considerare gli asteroidi più grandi. Più un asteroide è grande, più esso è luminoso, più esso è facile perciò da scoprire. Quindi noi abbiamo sostanzialmente, tranne alcune rarissime eccezioni, scoperto, come dire, direi, una buonissima parte degli asteroidi più grandi di 1 chilometro, che poi sono quelli che in caso di collisione rappresenterebbero un problema maggiore. Gli asteroidi più piccoli ci spaventano meno. A chi ci segue, rammento che quando noi vediamo in cielo una meteora, classicamente chiamata tradizionalmente una stella cadente, altro non vediamo altro che un asteroide in miniatura microscopico che l'atmosfera, come dire, disintegra risolvendo il problema. È chiaro che la dimensione dell'asteroide è importante. Quindi noi abbiamo senza dubbio scoperto la stragrande maggioranza degli asteroidi taglia chilometrica in su, mentre diminuendo la dimensione del corpo celeste, ovviamente è più facile che questo sfugga, vuol dire, alle nostre strumentazioni, ai nostri telescopi che scandagliano i cieli tutte le notti. Certamente però più passa il tempo, più noi miglioriamo la completezza dei nostri cataloghi. Però ci sono sempre, come dire, delle sorprese. Proprio ai primi di giugno un piccolo asteroide 2018 LA, scoperto pochissime ore prima del fatto che sto per ricordare, è appunto entrato in atmosfera all'altezza del Sudafrica, e addirittura ci sono delle testimonianze video del notevole effetto luminoso che ha provocato in atmosfera. Quindi, ecco, noi ci troviamo al cospetto di un argomento che, come dire, si evolve, che, come dire, una conoscenza che migliora gradualmente, proprio mentre ne stiamo parlando. Quindi, ecco, posso dire che noi non abbiamo evidenza ad oggi di un asteroide di proporzioni notevoli, quindi foriero di una catastrofe globale che si è rotta di collisione. Però potremmo scoprire questa notte intanto un asteroide che potrebbe smentirmi in quella modestissima percentuale di corpi maggiori ancora non identificati, ma più facilmente un piccolo asteroide che potrebbe, tanto per citare un caso pratico, come dire, suscitare un evento, una vicenda come quella della città di Chelyabinsk in Russia, che forse qualcuno ricorderà, nel febbraio del 2013. Quindi ecco, è una conoscenza che si perfeziona mentre ne stiamo parlando, sicché è proprio espressione di un divenire scientifico. Quindi stiamo parlando di un tema che è oggi uno forse di quelli in cui recepiamo la connessione tra lo spazio e la nostra vita. Noi spesso pensiamo che l'universo parli di cose lontanissime che non ci riguardino, invece gli asteroidi, che sono certamente un argomento legato allo spazio, ecco, altro che se ci riguardano, possono addirittura condizionare la nostra sopravvivenza. Io so che c'è un asteroide che porta il suo nome, oltre ad altri che lei ha scoperto. Ci può raccontare un po' come funziona, come dire, l'avvistamento di un asteroide e la sua scoperta, la sua conseguente scoperta? Quando ci affacciamo con i nostri telescopi al cielo, dobbiamo sempre tenere presente una cosa: che l'universo è così vasto che non si può certo pretendere di aver osservato e classificato tutto. E può benissimo capitare, devo dire non con notevole probabilità, è un'eventualità alquanto rara, che magari in una certa regione di cielo che stiamo riprendendo con il nostro telescopio si noti il movimento di un piccolo punto di luce che può ben essere un asteroide. Ovviamente può trattarsi, cosa che è dominante come probabilità, di un asteroide già noto. Tuttavia capita che, facendo un controllo, andando a incrociare, ecco dire, le orbite di tutti gli asteroidi noti, che in quella posizione, in quel giorno, in quel momento, non ce ne sia nessuno tra quelli conosciuti, sicché si configura una scoperta di un nuovo astro. C'è tutta una procedura da seguire, si informa il Minor Planet Center, che è appunto l'organismo internazionale
che tiene conto di tutte le osservazioni, le scoperte, le orbite di questi corpi, e magari se poi c'è conferma circa la reale scoperta, e si conferma oltre che la realtà dell'oggetto anche il fatto che si è stati proprio primi a osservarlo, ecco, alla fine si ritrova scopritore di uno di questi astri. E passando gli anni e migliorando la conoscenza dell'orbita grazie alle osservazioni che a quel punto si accumulano, l'asteroide viene infine, come dire, classificato in termini definitivi con un numero e acquisisce il diritto di essere nominato, e lo scopritore può proporre ad una commissione internazionale un nome che per lui ha giustamente una motivazione che deve essere presentata anch'essa alla commissione in questione, che se valuta coerente con il tutto quella proposta, decide appunto di dargli il nome proposto dallo scopritore. Ecco, quindi un momento, se si vuole, di romanticismo che sopravvive anche oggi al cospetto di un cielo che forse può apparire meno romantico di quello di una volta, ma che invece, ecco, mantiene molto spazio anche per questa forte sensazione emotiva che si prova quando si osserva il cosmo. Ma è vero che c'è un asteroide che si chiama Frosinone? Assolutamente sì, appartiene al gruzzolo di asteroidi che in tanti anni ormai ho scoperto, e proprio in virtù di quanto dicevo poc'anzi ho avuto anche il diritto di nominare, o meglio di proporre, ecco, un nome definitivo per questi. Essendo io originario della provincia di Frosinone, sono nato e cresciuto a Ceccano, dove peraltro ho realizzato anche la mia stazione astronomica, ecco, mi è piaciuto anche, come dire, rendere onore ai luoghi dove sono cresciuto e dove ho trovato, come dire, motivazione e ispirazione fin da bambino per scegliere se da grande avrei fatto l'astronomo.